Abbiamo conosciuto Mariella Muti e Alvise De Santis, due importanti referenti di UNESCO. Con loro abbiamo capito quali erano le possibilità e quali sono le prospettive in vista di un'ipotetica candidatura ad UNESCO. Il riconoscimento UNESCO è un riconoscimento importantissimo, ma tutto sta nella capacità da parte della comunità di saperlo sfruttare, fare di questo l'asset per poi sviluppare tutta una serie di programmi, di politiche di sviluppo sostenibile, perché da questo poi può veramente aprirsi una prospettiva completamente nuova per l'economia del territorio. C'è un turismo che gira tutto il mondo per andare a visitare i beni dell'UNESCO. Essere riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO diventa molto importante per un territorio che poi genera tutta una filiera, perché il turista deve dormire, il turista deve mangiare, il turista deve comprare o magari è interessato a collegare un qualcosa vicino. Colleferro è un po' un candidato, lo vedrei meglio se questa fosse una rete, se oltre a Colleferro ci fossero anche tutte le altre città di nuova fondazione. Nelle esperienze che abbiamo fatto, ad esempio a Crespidadda, si è visto che promuovendo il bene sicuramente poi ci possono essere attività alberghiere, di ristorazione, di spa, attività per bambini che prima erano impensabili, che invece adesso generano comunque un indotto sul territorio. E soprattutto conservano la cultura a livello di come le generazioni vivevano prima, come si pensava a fare attività sociale, e quindi si portano dietro tutto un retaggio che è sbagliatissimo perdere e abbandonare. Mettere insieme le città di fondazione del Lazio, ma per poi andare oltre e andare alle città dell'UNESCO, anche di Albania piuttosto che di Libia, questo significa riconoscere un metodo, riconoscere una bellezza che è dello spazio urbano moderno. Sicuramente in Italia non siamo a livello delle altre nazioni, ma se prendiamo l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Francia, i paesi scandinavi, il Giappone sono affamati di archeologia industriale, sono affamati di andare a conoscere i posti dove si faceva veramente innovazione al tempo, dove si faceva ricerca e dove sono nati tanti progetti che adesso magari sono finiti nel dimenticatoio. UNESCO non è un obiettivo che noi abbiamo l'obbligo di centrare, ma è un pretesto per cercare di avviare dei processi di cultura come cardine dello sviluppo.